Dopo aver letto la nota informativa di Google e aver accettato i termini e le condizioni per l'uso dei servizi, comprese le norme sulla privacy, dovrò creare una nuova password, diversa da quella che ho usato per il primo accesso. Creiamo la nostra password a prova di hacker e la digitiamo nello spazio apposito. Una prima volta nel riquadro Crea password e una seconda volta nel riquadro Conferma password. Per concludere felicemente l'operazione, cliccherò sul tasto Cambia password. A questo punto, per poter accedere alla G Suite for Education, selezionerò Gmail in alto a destra. Per passare all'account scolastico, dovrò cliccare sull'icona identificativa del mio account personale. Dal menu a tendina selezionerò l'account scolastico che ho appena creato, e cioè rossifilippo.s@liceoenricomedi.education. Mi trovo ora nell'ambiente di Gmail istituzionale, che mi dà il benvenuto, perché questo è il mio primo accesso. Cliccherò su Avanti. Mi viene chiesto di scegliere una visualizzazione. Per non complicarmi ulteriormente la vita, selezionerò la visualizzazione predefinita, cliccando su OK. A questo punto siamo pronti per entrare nel magico mondo della G Suite for Education, ma in realtà ci siamo già. Non è uno scherzo, perché Gmail non è altro che uno dei servizi disponibili nella G Suite. Per esplorare e sperimentare gli altri è molto semplice, basterà posizionare il cursore in alto a destra sull'immagine a 9 pallini vicino all'icona identificativa del nostro account istituzionale. Ci apparirà una finestra scorrevole in cui possiamo trovare tutti i servizi disponibili nella G Suite for Education. Lo strumento di G Suite for Education che utilizzerai per la didattica a distanza sarà Google Classroom, un'aula virtuale in cui i tuoi docenti ti coinvolgeranno in attività molto interessanti, ma questo sarà argomento di un altro appassionante video tutorial. Dopo aver creato il mio account scolastico o istituzionale usando il computer, per accedere a Google Suite con lo smartphone dovrò seguire questa procedura. Dal cellulare aprirò un browser o programma per navigare in internet, per esempio Chrome, e selezionerò l'icona identificativa del mio account in alto a destra, cliccandovi sopra. Nella schermata Scegli un account, cliccherò sull'opzione Gestisci gli account su questo dispositivo. Effettuerò quindi l'accesso all'account scolastico digitando lo username cognome nome.s@liceoenricomedi.education nell'apposito spazio e cliccherò su Avanti. Successivamente inserirò la password che ho creato dopo il primo accesso e cliccherò su Avanti. Dopo aver letto e accettato i termini di servizi di Google e le norme sulla privacy, saremo pronti per utilizzare l'account scolastico e la G Suite for Education anche dal nostro smartphone.